Amici di Telethon, c'è Emanuela Falcetti che si stava lanciando. Vai, facci vedere come fa. Ecco qua che si schianta, come va? Che mi schianto sempre. Come si può dire? Molto bene, perché sto facendo una cosa che mi piace, nella quale credo. E questo è fondamentale. Tu sei una voce storica di Radio Rai 1, possiamo dirlo. Sì. E qui cosa stai facendo? Diccelo. E Rai News. Era in uso, ovviamente. Il direttore viene, ti dà tante di quelle legnate, ti strappa tutti quei capelli col gel che hai nella testa. C'ho il taglio di Bobby Solo un po', c'ho il ciuffo, ma insomma. Sei un po' gris. Insomma, un po' gris, non è. Non so, di brillantina. No, certo, non so se è un complimento o meno. Caspita. Un po' Elvis Presley, possiamo dirlo. Mi fai troppo ridere, perché? Perché? Perché ti ho visto piccolino! È terribile. Sono una vecchia zia. È bruttissimo quando incontri davanti alla telecamera qualcuno, no, che dici: ti ho visto quando eri piccolo, che ti mettevi le dita nel naso. E pensa che roba che ci vuole con sto nasetto da squalo. Però ero giustificato, perché avendo questo naso grande, voglio dire. Cioè, grande naso, grande dita. Grande dita. Non andiamo a finire, no, diciamo. Adesso mi è venuto in mente, ma sei cresciuto, no, allora. No, perché quando uno comincia a dire grande naso, grandi mano, grandi dita. Un sacco di cretinate, lo sai, vero? No, però per il backstage va bene così. Ma poi è un modo di reagire anche un po' le storie forti che sappiamo. Senti, ma tu hai scelto questa giacchetta blu perché si intona, voglio dire, con questa sciarpa azzurra. Blu Rai di tutto di più, hai notato? Esatto. Azzurro Telethon 45505. Ripetiamo il numero. Perché la cosa fondamentale, al di là dello scherzo, delle nostre scemate, servono soldi. E io farei, mi sono messa a viaggiare col tavolo, non faccio molta fatica a dire cretinate, dico cretinate, pur di sganciare anche un solo sms o una telefonata da casa per tirare su anche 2 euro in più. Cosa si può fare di più? Prendere il cellulare e mandare un sms al 45505. Ma anche dal telefono di casa. Da qualsiasi telefono si può fare, perché le malattie genetiche si possono curare, si può fare, ricordiamolo sempre. E comunque bisogna aiutare la ricerca, perché se non aiutiamo noi nessuno ci aiuta, quindi non è vero, nessuno, si investe poco. Anche perché i ricercatori italiani, possiamo ricordarlo, sono tra i migliori del mondo, quindi dobbiamo aiutarli affinché possano a loro volta aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto. Quindi un saluto caro da Emanuela Falcetti. Care, però io sono andata a vedere i laboratori, ci sono veramente.